Facete finta, siete incredibilmente. Silenzio! Un po' di cura il primo tempo, però dopo è stato tutto. Sì, è finita con grande entusiasmo. Siamo riusciti a rimontare una partita dove, che a mio modo di vedere, abbiamo vinto meritatamente, perché loro hanno fatto solo le azioni di 2 gol. Una vittoria che ci voleva per morale, una vittoria che serve perché inizi un ciclo, un percorso che è magari più sereno, più tranquillo per tutti. Senti, so che ci tenevi oggi, adesso, ad essere qua. Ci tenevo a essere qua. Casca anche bene la vittoria. No, volevo solo chiarire una cosa che era sorto qualche problemino con la stampa. Siamo stati criticati per il silenzio stampa, dove noi non abbiamo mai fatto, perché non abbiamo solo parlato, quindi non possiamo dire di silenzio stampa. Però la cosa che più mi ha fatto così male è che alcuna stampa, alcuni della stampa, hanno messo che noi manchiamo di rispetto al pubblico. Questo non lo condivido assolutamente. Pertanto ribadisco che noi siamo tranquilli e sereni e vogliamo essere rispettati. Se viene scritto qualcosa che è giusto scrivere, prendo, però come in quel momento è stato tutto qualcosa che non mi è piaciuto. Cosa ti riferisci in particolare? Mi riferisco a due domeniche fa che ci hanno accusato di mancanza di rispetto ai tifosi. Non vedo dove siamo mancati di rispetto ai tifosi, perché non sono venuti a parlare i giocatori. I giocatori non sono venuti a parlare perché in quel momento specifico abbiamo fatto una sconfitta brutta, meritata, e i giocatori hanno deciso di confrontarsi fra di loro nello spogliatoio. È venuto il mister, i giocatori non sono venuti. Non vedo perché noi siamo mancati di rispetto, perché i due giocatori non sono venuti a parlare. Quindi ritengo, ribadisco, che la stampa deve essere un po' considerevole anche delle situazioni. In quel momento, ripeto, abbiamo perso una partita brutta e i giocatori non hanno voluto confrontarsi fra di loro. È venuto il mister, penso che comunque eravamo legittimati anche a poterlo fare. Basta, cioè, mancanza di rispetto non è una bella parola. Una bella parola. Senti, parliamo anche di altre cose. Sì, capitolo chiuso. Oggi i giocatori parlano, quindi nessun problema. Visto che ma non perché abbiamo detto, parlavano anche se perdevamo. Oggi. Visto che sei il presidente, sì. Il portafoglio ti va in mano te. È previsto qualcosa per dicembre oppure no? Ma noi questa prima fase l'abbiamo gestita così. Sicuramente se c'è l'opportunità di fare qualche acquisto a dicembre, che questo possa essere usato, ma visto che ci può essere utile, lo facciamo, non ci sono problemi. Tornando alla partita di oggi, Presidente, la squadra ha risposto col cuore, quindi significa che è in grado, nella difficoltà di un 2-0 casalingo, di dare delle risposte forti. Sicuramente ha dato il cuore, però però abbiamo giocato anche, oltre il cuore, tutto assieme, giocato e cuore, ecco. Partite, sai, si vincono se ci sono tutte le componenti messe assieme, cuore, gioco e voglia di vincere. Grazie.